700 tonnellate, 54 metri, 6 cabine compresa quella sul ponte VIP di Coperta, 12 i posti letto per gli ospiti e 12 quelli per l'equipaggio suddivisi in 7 cabine. Eccezionali volumi dovuti all'ampiezza del sobbaio, in gergo tecnico la lunghezza orizzontale dell'imbarcazione di 10,2 metri, estese aree comuni e soprattutto l'imponente volume interno. È prima il più grande mega yacht che sia stato mai costruito nel centro-sud. Varato questa mattina al porto di Napoli, è stato realizzato dai cantieri Palumbo per conto della società armatrice proprietaria del marchio Columbus Yacht. Ai nostri microfoni il sottosegretario Bruno Cesario. Questa è la dimostrazione che abbiamo grandi eccellenze, professionalità, aziende che ci fanno vantare di essere campani, quindi Cantieri Palumbo è una di quelle. Non solo ha realizzato questa imbarcazione, ma ne realizzerà anche altre, quindi altre commesse, e poi anche a livello internazionale a Malta ha fatto investimenti importanti. Il varo tecnico del prima rappresenta un traguardo importante per il gruppo Palumbo, che nell'ultimo anno ha acquisito 2 cantieri navali a Malta, uno dei quali interamente dedicato al refitting di superyacht, lo sottolinea Raffaele Palumbo, direttore commerciale degli omonimi cantieri. Abbiamo creduto, abbiamo scommesso nei giovani, abbiamo scommesso in tutto il cantiere di Napoli e questo ci fa grande onore. Questa città siamo tutti molto contenti e felici.